Ragazzi, buongiorno e ben ritrovati. E siamo qui eh, a fare lezioni in modalità a distanza eh, perché insomma siamo tutti al corrente della situazione, quindi però bisogna andare avanti mh, con gli argomenti. E cerchiamo insomma di mettercela tutta. Io ci provo, voi cercate di aiutarmi. Insomma, per noi fondamentalmente la modalità non cambierà di tanto perché eh, dovete far conto che il video che, che vedete è come se fosse la nostra lavagna. Io abitualmente uso la Lim in classe, e insomma, si tratta un po' della stessa cosa: cercate soltanto di seguirmi e, e poi, magari, se c'è qualcosa che non avete capito, eh, potete commentare il video che poi posterò. E, eh, oppure comunque potete riascoltare il video ogni volta che volete. Per fare questa lezione avete bisogno del libro di testo, di una matita e di un evidenziatore. Cominciamo subito facendo una, un piccolo riepico, riepilogo di quello che è stato già fatto negli argomenti precedenti eh, e cosa andremo a fare in questo nuovo argomento. Dunque, in sostanza... Ehm, l'argomento che andremo a affrontare è il periodo barocco periodo che va dal 1600 al 1750 quindi come insomma, eh, potete già capire eh, sono 150 anni di storia in cui succedono un sacco di cose e quindi è un periodo lungo in cui dobbiamo raccontare tante cose la cosa più importante che dobbiamo, eh, su cui dobbiamo soffermarci riguardo a questo periodo è la nascita del melodramma il melodramma che è uguale Opera lirica e eh, sono sinonimi, stessa cosa, e poi vedremo anche bene cosa significa la parola melodramma, ma comunque, che è la, il genere musicale che nasce nel 600 che è il genere che ci ha reso famosi in tutto il mondo e che per centinaia di anni è stato, diciamo, il principale eh, intrattenimento di, di tutte le persone, insomma, degli europei, de, di tutto il popolo, non solo dei nobili e dei borghesi. E, mh, abbiamo visto in un argomento precedente che mh, nel 1500, già nel 1400, ma soprattutto. Nel 1500, eh, la musica profana aveva mh, avuto un notevole sviluppo ed è diventata molto importante, anche perché la Chiesa aveva meno potere di quella che aveva avuto nel medioevo e quindi di conseguenza, siccome la società rispecchia sempre quelli che, che sono, diciamo, i giochi di potere o diciamo la situazione politica che comunque influenza la società e la influenzava anche all'epoca. Nel 1600, noi abbiamo in questo periodo comunque un gran fiorino. Della musica profana abbiamo visto che in Italia si erano eh, affermate tre scuole: fondamentalmente la scuola romana eh, con il suo maggiore esponente Giovanni Pierluigi da Palestrina, dove si faceva soprattutto musica sacra, la scuola veneziana molto importante per la nascita. E lo sviluppo dell'armonia nella musica perché eh, abbiamo visto che a Venezia c'era una particolarità eh, che era quella che il coro era diviso in due quindi poi noi vedremo che a Venezia grazie a questa divisione logistica si hanno poi degli sviluppi a livello musicale molto importanti a Venezia vi ricordo si faceva anche lì soprattutto musica sacra ed erano attivi un sacco di compositori e musicisti fiamminghi che venivano quindi dalla zona del, dell'Olanda del Belgio okay? e del Lussemburgo. Infine abbiamo visto che in Italia c'era la scuola fiorentina, che a differenza della scuola romana e della scuola veneziana, puntava eh, diciamo di più sulla musica profana, era molto sviluppata la musica profana a Firenze. Infatti, eh, a Firenze nel 1600 nasce il melodramma. Cominciamo. Il quadro dell'epoca. Dunque, l'arte, la poesia e la musica del Seicento e della prima metà del Settecento sono indicate con il termine barocco. Lo stile barocco inneggia alla grandiosità, alla potenza e alla teatralità. La ricerca di complicati effetti spettacolari vuole rispecchiare la fastosità delle nascenti monarchie assolute europee. Nel Seicento la nobiltà è ancora la classe dominante ma comincia ad affermarsi la borghesia, assai prospera sul piano economico che rappresenta la fascia produttiva mercanti, manifatturieri, artigiani e finanziari, c'erano anche banchieri che facevano parte della borghesia. Erano personaggi che avevano conquistato una propria autonomia sociale, cominciavano ad essere influenti, quindi questo, come abbiamo sempre detto, poi si, quello che succede nella, nella società si riflette eh, direttamente anche nella musica eh, quindi diciamo ehm, come vi ho già detto prima in questo periodo eh, chiamato barocco eh, c'è questa grande novità che è la nascita del melodramma che si rifà un po allo stile proprio del barocco che come vi dice qui inneggia la grandiosità alla potenza la teatralità infatti poi vedremo più avanti anche riguardo alle scenografie riguardo a ai costumi e a quello che si voleva rappresentare ecco erano proprio gli ideali barocchi che si volevano andare a rappresentare quindi io direi che qui possiamo andare prendiamo il nostro evidenziatore a sottolineare semplicemente questa prendiamo il tratto più grande ok sottolineiamo questo la definizione del periodo del barocco Ok, perfetto. Adesso andiamo a vedere dove si faceva musica nel periodo barocco. Ok, dove si faceva musica e che musica si faceva? Dunque, i generi e i temi. I due più importanti eh, generi del barocco musicali sono la musica strumentale, quindi si perfezionano gli strumenti ad arco, soprattutto i violini, e si sviluppano le forme del concerto grosso e del concerto solista e poi vedremo che queste sono due forme che si sviluppano soprattutto eh, a Venezia e poi la musica vocale e si afferma, abbiamo già detto, il melodramma in ambito profano, ma anche l'oratorio in ambito sacro, che diciamo sono due generi simili. O per dirla meglio, diciamo che l'oratorio che è molto simile al melodramma e quindi all'opera lirica, che abbiamo già visto nelle, nei precedenti paragrafi, ma che comunque costituisce un genere sacro, perché parla della vita dei santi fondamentalmente. La polifonia viene sostituita dalla monodia canto ad una voce sola quindi se voi vi ricordate all'inizio abbiamo studiato il canto gregoriano e il gregoriano era un canto vocale monodico ecco adesso eh, dopo lo sviluppo, dopo centinaia di anni passati, dopo lo sviluppo della, eh, della polifonia si ritorna di nuovo alla monodia ma con una grande differenza e cioè come ci dice il libro la monodia non è una voce sola ho tante voci che cantano una sola melodia ma è una voce sola che canta ma con la grande differenza di essere accompagnata qui ci dice dal basso continuo. Che cos'è il basso continuo? Il basso continuo in sostanza eh, può essere uno o più strumenti che eh, suonano delle note. Ehm che si potrebbero definire un po' come note d'armonia, anche se qui l'armonia come la conosciamo oggi, come gli accordi che oggi noi facciamo tranquillamente sul pianoforte, non era ancora completamente sviluppata, quindi si parla ancora di basso continuo, cioè di strumenti come può essere per esempio il cavicembolo e il violoncello che accompagnano suonando delle note che danno un po' il senso tonale, il senso dell'armonia che cambia nel, durante il brano. Nel teatro, oltre al melodramma, in quanto opera seria, si affermano altri generi di intrattenimento, quali opera buffa, balletto e intermezzi. Ok, sottolineiamo. Dunque, se riesco a prendere il tratto grande, sì. Perfetto. Allora, i generi che si affermano, quali sono? Abbiamo detto musica strumentale. musica strumentale abbiamo detto concerto grosso e concerto solista soprattutto a Venezia poi la musica vocale e abbiamo detto che c'è questa nuova novità che è il melodramma e l'oratorio che invece è sempre una, una musica vocale ma sacra Altra cosa importante, la polifonia viene sostituita dalla monodia, cioè canta ad una voce sola, però accompagnata dal basso continuo. Nel teatro, oltre al melodramma, in quanto opera seria, perché poi vedremo la differenza tra opera seria e opera buffa, si sviluppano altri generi di intrattenimento, quale l'opera buffa. Però ora sottolineiamo soltanto questo, non c'è bisogno di sottolineare il balletto. Gli intermezzi, poi li vediamo meglio. Dove si fa musica in questo periodo? Dunque, soprattutto presso le corti. Se parliamo di melodramma o di musica profana, oppure comunque in chiesa, come comunque succedeva già da centinaia di anni. Andiamo a leggere: Le corti regali sono i nuovi centri dell'attività musicale. Prendiamo subito il nostro evidenziatore così magari facciamo anche prima. Ok. Bene. Ogni avvenimento importante, pubblico o privato, viene solennemente celebrato in feste in cui la musica costituisce l'attrazione principale. Cantanti, strumentisti, compositori, maestri di cappella e maestri di danza gravitano a, intorno ai teatri. E vedremo che questa è una grande novità di questo periodo e delle residenze dei monarchi assoluti che non vadano a spese per dare un'immagine di magnificenza e grandezza quindi diciamo cosa c'è da ricordarsi in questa prima parte c'è da ricordarsi che abbiamo detto i due ambienti in cui si fa musica sono le corti regali e la chiesa e però qui per la prima volta eh, troviamo la parola teatri che però non è riferita al teatro per come lo conosciamo oggi ma se noi andiamo a rileggere e ci dice che gravitano intorno ai teatri delle residenze dei monarchi assoluti quindi erano teatri privati dei, dei, dei re andiamo avanti la chiesa nel frattempo perde la sua egemonia e l'abbiamo già detto in campo musicale sta infatti per nascere il teatro pubblico a pagamento e questa è la grande novità perché all'inizio i teatri erano di proprietà del re ma vediamo che invece Adesso nascono dei teatri col proprio scopo di far pagare un biglietto, far vedere lo spettacolo allo spettatore e quindi con teatro pubblico a pagamento vero e proprio come lo conosciamo oggi. E dominerà la vita musicale fino agli inizi del Novecento. Gli spettatori qui non sono più nobili e cortigiani, ma popolari e borghesi che cercano negli spettacoli nuove forme di intrattenimento. Questo è molto importante, vedremo che il primo teatro a nascere nascerà a Venezia nel 1637. E, e come vi dicevo prima, poi questo è un periodo molto importante perché da qui poi questo genere musicale diventerà proprio un genere di massa, cioè che tutte le persone eh, andavano... A, a vedere perché era proprio uno spettacolo completo fatto sia di musica che eh, di, di recitazione chi sono i protagonisti i compositori che rendono celebre la musica barocca sono molti Giulio Caccini Claudio Monteverdi che andremo a vedere molto bene per il melodramma e poi ci sono altri musicisti che sono eh, diciamo eh, ricordati per altri generi musicali per esempio, eh, Giovan Battista Pergolesi per l'Opera Buffa, che poi andremo a vedere. Di Carissimi e Endel, ne abbiamo già parlato nel capitolo precedente, quando abbiamo accennato all'oratorio. E poi chi più, Vivaldi che è stato molto importante per la musica strumentale italiana ricordiamo per esempio i suoi concerti le quattro stagioni eh, ma poi vedremo che anche Vivaldi è stato anche un, ha scritto anche dei concerti e delle opere ed è stato anche impresario teatrale tra l'altro non gli è andata neanche tanto bene ma poi lo vedremo e, poi chi più infine Johann Sebastian Bach per la musica strumentale tedesca io aggiungerei di carattere sacro Ok ragazzi quindi direi che per ora va bene così, e quindi eh, vediamo un po' eh, l'aspetto introduttivo di questo periodo, e, adesso eh, direi che per quanto riguarda questo video va bene così. Uh, vi eh, una, preparerò un'altra video lezione in cui eh, vi faccio vedere eh, un po' dei video e poi, magari, se avete dei dubbi, me li scrivete nei commenti.